Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi ci scrive Enrico da Milano e ci dice: ho 63 anni, sono stato operato per un tumore alla prostata 2 anni fa. In questo momento la malattia è sotto controllo, però sono 2 anni che ho problemi di incontinenza urinaria severa. Posiziono 6 pannolini al giorno e anche la notte mi ritrovo spesso completamente bagnato. Cosa posso fare? Enrico, diciamo che l'incontinenza urinaria è uno degli effetti collaterali dell'intervento di prostatectomia radicale, insieme alla disfunzione erettile. La disfunzione erettile rappresenta un 80-90% dei casi, mentre l'incontinenza urinaria si verifica in una percentuale importante, però molto più bassa, circa nel 7-8% dei pazienti. Come risolvere? Diciamo che se la tua incontinenza urinaria è una incontinenza urinaria cronica, cioè la pipì esce involontariamente, non riesci neanche a controllare un minimo, la soluzione è quella di mettere uno sfintere urinario artificiale. Lo sfintere urinario è un device meccanico che permette, attraverso il posizionamento di una piccola ciambella intorno all'uretra, una ciambella che rimane gonfia, fa una compressione intorno all'uretra, permette al paziente di non perdere più urina. Questa piccola valvola, questa piccola ciambellina, si sgonfia a comando, ci sarà un piccolo meccanismo posizionato all'interno dello scroto completamente invisibile, a comando si svuoterà questa ciambellina, dentro ha del liquido fisiologico, aprendo di nuovo l'uretra, riportandola allo stato iniziale, l'urina, ovviamente posizionandosi sopra a un water, uscirà, eliminerai la tua urina e questa ciambellina automaticamente nel giro di 120-180 secondi si gonfierà di nuovo, andando a comprimere nuovamente l'uretra. L'intervento è un intervento codificato, un intervento che si effettua facendo una piccola incisione sotto lo scroto in regione perineale, che permette in circa 30-40 minuti di posizionare questo sfintere urinario artificiale, che potrà riportare la tua continenza allo stato pre-intervento. È un device che ormai ha una storia di circa 40 anni, è stato codificato, perfezionato nel tempo e credo che questa possa essere la soluzione, vista la tua giovane età, la soluzione al tuo problema. Spero di aver risposto correttamente, vi ringrazio, vi invito a mandare le vostre domande a questo indirizzo di posta elettronica e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.